una campagna nazionale, quindi andrà in tutte le più importanti città italiane, una campagna per affissioni. Questo perché combattere l'omofobia significa combattere l'imposizione del buio, combattere la violenza del silenzio e lo si fa affermando se stessi. In modo molto semplice, in questo caso un'immagine molto tenera, due ragazzi da una parte e due ragazze da un'altra parte si danno un bacio tenerissimo e semplicissimo. Quindi, un gesto, come dire, quotidiano, che però nell'affermazione che è contenuta nel messaggio, nello slogan ed è il nostro auspicio, finisce per contribuire alla civiltà del paese ma anche all'unità. Ma anche CGIL. Per far finire questo stillicidio di insulti, di uscire allo scoperto e di dire a Giovannardi e ai suoi complici di finirla, perché noi siamo veramente stufi. Che questo partito su questa cosa c'è al 100%, però se noi gli diamo la zappa sui piedi, quelli si affiancano. Scusami, tu mi hai chiamato in causa, voglio No, ma rispondere. io lo dico la No, verità, tu no, hai detto l'opposizione, cioè abbiamo no, l'opposizione contro. lo so che Allora, politicamente ci no, sono dei. Cioè, no, politicamente, ascolta, praticamente, però. perché in queste ore noi stiamo facendo, in queste ore, non è che Guarda, tu io ogni mettiti. minuto vi racconto quello che fa, ma No, in queste ore lo so mi perché sono ti svegliata alle sei. 5 e mezza, ieri sera No, fino alle 9, ma non cioè. era un attacco, Ma no, scusa se non a l'hai me, vissuto non è a così. me, lo so bene che Cioè, voi lo no, sapete noi genitori, vorremmo che qualcuno si alzasse e parlasse della dignità dei nostri figli e questo non lo vediamo. Allora, caro Giovanardi, i nostri baci sono come i baci di tutte le persone, degli uomini e delle donne in questo paese e in tutto il mondo. E se lei si scandalizza di questo, probabilmente trascina nella sua interpretazione un suo problema. Il vero scandalo nel nostro paese ovunque è la violenza, la brutalità e la negazione del diritto delle persone di esistere, sia omosessuali e sia lesbiche, come sia uomini e donne eterosessuali o in qualunque modo, non soltanto nel chiuso delle proprie case, ma all'aperto delle piazze che sono nostre come sono anche sue.